Beh, bestiacce, basta stronzate con 49 minuti, 49 secondi d'anticipo. Bentornati in questa nuova incredibile Horror Night di Garten of Banban. Si chiama proprio così il gioco. Mi ricordo quando ero piccolino e stavo entrando in quello che è l'universo della scuola materna, un po' come in Forrest Gump il maestro spiegava a mia madre per quale motivo la mia lina, il mio quoziente intellettivo non raggiungeva la linea, ecco, del normale. E dunque eccomi che mi ritrovo in questo ambiente difficile per una mente fragile come la mia, ma nonostante ciò eccomi qua. Incredibile ma vero, il dislessico ce l'ha fatta più o meno. Mike, grazie mille, lo tuval Halla. Allora stasera ragazzi, Garten of Banban, che è un gioco gratuito che dovrebbe durare un'ora circa, credo, spero, o quindi vorrà dire 6 live, dove in sostanza dobbiamo risolvere degli enigmi ambientali nel mentre che in questo giardino, in questa scuola materna, accadono robe. A tema, non so come spiegarvelo ragazzi, facciamo prima a giocarlo, giochiamolo e basta, non caghiamo il cazzo. Axel, grazie mille, Rotovalhalla. C'è scritto nel titolo della live cosa? Attenzione moderatori, perché vi vedo già belli arzilli stasera, perché so appunto che con un titolo del genere come Garten of Banban i Banban voleranno. Niente ban però, per favore, cerchiamo di essere stasera, appunto perché si chiama Garten of Banban, nessun ban. Fate divertire i moderatori. Garantisco io. Guerriera Celtica, Ritornello, Sam Dog, Matti, Niki, Spaccateschi, Cespuglio Selvatico. Cespuglio Selvatico era il nick di mio padre. Andrea Cop TV, Daxin, Alice, Diletta, Matti, Ludo, quella nana, Nothing Interesting Here. Ce l'ho fatta. Guerriera Celtica, intanto le scale di casa mia stanno crollando. Giulia, Morigiana, Greenwich, Gaetano Osvaldo 2, secondo, incredibile. Roberta, Your Claudi, Aurora Boreale, Amorevole, Matti, Devil, poi che altro c'è? Jack, poi Zibibbo, incredibile, Jove, Matt Bat, The Python, CB Senpai, l'ultimo, Frenchy 92, Frenchy 99, eccoci qua. Roto Valhalla, bestiaccio, un onore, un piacere avervi qua. Allora, questa settimana la concludiamo così con l'Horror Night, ma settimana prossima arriva la ciccia. Perché qua, come potete vedere, non c'è più nulla, ciò significa che abbiamo raggiunto il goal delle sub e quindi devo soffrire per 3 ore di fila con Mortuary Assistant. Mortuary S, culo mortuario, la versione italiana, il titolo in italiano, dove dobbiamo in sostanza sopravvivere. Per 3 ore quest'altra Horror Night, figa, non so se riuscirò e se ce la farò, ma non importa, ci proviamo, l'importante è provarci, ragazzi. In una competizione qual è il succo? Cosa bisogna fare in una competizione, ragazzi? È vincere. Vincere e vinceremo. Cioè, nel senso, si fa, ecco, nel senso, uno cerca di vincere, l'importante è vincere. Arrivare secondo non ha senso, così come terzo e compagnia bella. Insomma, si cerca di vincere. Andava detto. Detto ciò, stasera invece, incredibile ma vero, ci si spaventa. Credo, non lo so. Dipende. Chi l'è? Grazie a Merge. Rotovalhalla. Cos'è che volevo dirvi? C'erano altre robe, ma sto cercando di pensare che cazzo... Non lo so. Vabbè, settimana prossima, ragazzi, inizieranno un sacco di cose. Ah, sì, lunedì c'è un'altra Horror Night nuova, cioè... Bellissimo. Dopo vi faccio vedere il trailer ancora, che magari ieri non l'avete visto, magari vi incuriosisce. E mi avete chiesto anche che fine ha fatto First to Fathom, ma no, non lo giochiamo adesso, lo giocheremo più là, il secondo capitolo, che sarà quello conclusivo, perché sono 3, abbiamo giocato il 3, l'1 e dopo giocheremo il 2, perché mi va così, ragazzi, perché mi va così, esattamente nell'ordine in cui io conto i numeri, 3, 1, 2, insomma, crasha tutto, che è successo? Un casino, insomma, sì, un casino, è proprio così. Al contrario a dir poco. Ah, nel mentre sto preparando robe su Valheim. Ho fatto la casetta di Star, che ha vinto l'arena. Ragazzi, mi sono divertito un botto. Ieri abbiamo giocato insieme a Poppy Playtime, Project Playtime, e il gioco non mi sta più piacendo. Non mi piace più Project Playtime. Ora, non mi piace più Project Playtime, forse perché ho giocato con voi? No, non mi piace più perché non c'è la musica. Hanno tolto la musica e io per 10 minuti di sentire i passi del mostro, pum 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 pum,
mi cago il cazzo, perdonatemi, sembrava di stare in un rave con musica techno, mancava il techno Vikings dietro ed era una rottura abbastanza di coglioni, perciò insomma, viva il Gabibbo, è un mafioso, ho saputo, e quindi in sostanza, cioè, non lo so ragazzi, fate voi, che vergogna, perché che ho detto di male? C'è mia cugina di 8 anni che ha il pupazzo di Poppy Playtime. Sei sicuro al 100% che sia il pupazzo di Poppy Playtime? Sei sicuro al 100% che tua cugina abbia 8 anni? E insomma funziona così. Comunque l'ho visto. Ho visto il laghi di... Perché Andrea dice, no, ma quel gioco fa cagare, non piace a nessuno. Esattamente il giorno successivo, camminando nelle vie del Milanese, ho trovato in un negozio di cinesi. Cioè, non che vendono dei cinesi, un negozio, c'è Twitch, capiscimi, un negozio di proprietà di persone cinesi, non di proprietà dei cinesi nel senso che possiedono cinesi, nel senso che il negozio è di proprietà dei cinesi. Vendevano robe e c'era il pupazzo di Poppy Playtime, laghi così rosa, attaccato alla finestra. Infatti mi sono già detto, che puttana, e invece, e invece. Lo vendono anche su Amazon, se non erro. Non i cinesi, il pupazzo. E quindi in sostanza, incredibile, incredibile. Giochiamo? Che dite? E tu l'hai comprato, vero? No, no, no. Non, colleziono solo cose che mi piacciono. Detto ciò, Poppy Playtime mi piace, però mi sembra esagerato avere il pupazzo di Huggy lì. Anche perché era fatto malissimo, c'aveva sto sorriso mezzo storto. La proverbiale cinesata. Andiamo, via, si parte. Te lo compriamo noi. No, ma non c'è bisogno. Non fate, non c'è bisogno. Grazie mille, volendo. Tranquilli, va, cioè, come se avessi accettato. Allora, intanto fermi, vediamo un attimo. Ecco, eccola, già gli errori, già i problemi. Perfetto, non sta già funzionando un cazzo. Allora andiamo a togliere Andrea. Ecco, schiacciato due tasti e non vedo più nulla. Che mica è successo? Bene, buono. Allora, ah, Andrea l'ho tolto con la sola forza del pensiero. Così. Così. E cos'è? Voilà. Perfetto. Vediamo un po'. L'audio un po' altino, che spero non turbi. Però questa è la musica che un bambino sente, perché allo sviluppo di questo gioco hanno partecipato psicologi, psichiatri, soprattutto nella psichiatria infantile. Questa è la musica che sentono i bambini quando si immettono in strutture dove vengono contenuti a forza, d'obbligo. È esattamente questa. Troppo alto il volume, ci penso subito io. Non posso fare nulla, non c'è il... Posso abbassare il volume? Giustamente il gioco dire, ma abbassa il cazzo del volume dal regolatore delle casse. Ha anche ragione. Io chiedo troppo, evidentemente. Aspettate. Aspettate. Ah! Figa, figa. Allora, fatemi abbassare leggermente il volume. Ecco, ma non lo sentite più. Così. Dovrebbe andare bene. Spero, non lo so. Tanto poi sono sicuro che in game non si sentirà un cazzo. Questa è solo la musica del menu. Menu che tra l'altro, guardate che meraviglia. Meglio? Più gradevole? Percepite? È tutto quanto in inglese, ma credo che se un bambino delle elementari sia riuscito ad uscire da questa situazione, perché questo gioco è tratto da una storia vera, noi riusciamo anche a comprendere cosa vi è scritto. Va bene il volume? Vai giù dal menu. Ma porca puttana, ma ditelo che lavorate con Salvatore Ranzulla e che voi fate i tutorial su internet, perché non è possibile. Allora aspetta che rialzo il volume di qua. Caratteristica live di Coop TV. Aspetta, aspetta, aspetta. Così. Ok. Se sento ancora sta cazzo di musica. Boh, meglio. No. I sottotitoli? Mettiamo i sottotitoli. New game. Partiamo. Buono.
For a parent looking for the missing child, time is a dedicated matters. Click to the clock to advance time. Ah, quindi siamo un genitore che sta cercando il figlio? Davvero? Ok. Che cazzo... Vabbè, c'è scritto per un genitore che ha perso il proprio figlio, il tempo è una questione delicata. Clicca sull'orologio per farlo avanzare. Oh, minchia. E sangue sulle pareti, quello? Bene, si è spenta la luce, perché è meglio non guardare certe cose. Buono. Iniziamo benissimo. Che spavento. Vabbè, ci si muove con WASD. Minchia però, ragazzi, perdonatemi, fatemi mettere assolutamente il V-Sync, perché sennò vomito. No, dai, dimmi che c'è il V-Sync, dimmi che l'hai messo. Full screen, anti-aliasing, no, dammi il V-Sync, invert control, no. Beh, non c'è, non c'è. Oh, madonna, vabbè, niente, vomiterò stasera. Bello sto cesti... Oh. Ah, però... C'è la fisica degli elementi. Noi siamo alti quanto un cestino e un quarto, ottimo. Boots, qua ci mettono gli scarponi. Va che bella famiglia, ragazzi, eh. Qui c'è proprio tutti i colori del mondo, come potete vedere, tutte quante le etnie. Questo cos'è? Pare uno scanner. Ban ban kindergarten. Ok. Mangia le verdure e la frutta per diventare forte come me. Questa è l'area creatività. Non posso accedere. Ma sono un bambino? Perché sono alto come una scrivania. Questo che cazzo è? Tasto destro, tasto E. Ok, abbiamo una chiave. Una chiave blu. Immagino si inserisca lì. Ma vediamo cosa c'è di qua. Ottimo. Stinger Fly say having many arms allows me to help a lot more people. Ah, avere più braccia mi aiuta ad aiutare più persone. Non mi piace, non mi piace come sta. Non mi piace dove vuole puntare il gioco. Una mongolfiera. Boh. Permesso. Perché dentro un magazzino, dentro un kindergarten, troviamo un drone e un telecomando per innescare degli esplosivi? E che devo ci fare? Che cazzo ci faccio con questo? Remote require two batteries. Ah, ci servono due batterie. Oh, Cristo. Cara mamma, I'm hiding in the room. Beh, non so, ma come cazzo? Ma veramente, ma le righellate sulle dita, come cazzo si fa a scrivere così? Mica un farmacista. But I have to fight. Mamma, da grande non si capirà un cazzo di quello che scrivo. To fight the monster is the only chance to make Claire like me. Monsters, me, Claire. Claire è stata cagata dal mostro, come potete vedere. Ottimo. E quello è il risultato perfetto. Quindi c'è un mostro ed è il dodo. Come? Servono due batterie. Cerchiamo queste due batterie. Ma io ci faccio questa roba in mano? Questo pistone. Questi computer? E questo pistone. Posso abbassarmi? Col tasto C niente, col tasto Alt no. Mi serve una batteria. Oh, una batteria. Così, a caso. Una. E due. Qua nella sala mensa. Particolare, particolare questa cosa. Mangiano il litio in casa. Il drone? È il drone? Cos'è? È un drone? Mi sto un po' cagando. Li fanno super silenziosi ormai. Allora, left button to... Che ho fatto? Dove va? No! Che fa? Ha sbattuto contro... Right mouse button to teleport the toy near in the room. Ah, ok. Il tasto destro ce lo teletrasporta al centro della stanza, il tasto sinistro te lo fa andare avanti. Quindi faccio lì così. Quello va di là. Ne è vero? Ok. Entro oggi, eh? Oh. Oh. Comando alla volta. Figo, ho sbagliato. Questi maledetti tremori. Lo vedete? Lo vedete? Lo vedete qui? Lo vedete? È lui? Ci lancio un drone contro. Attenzione. Non ha funzionato.
No. Si muove. Ehi. Ah. No, non entro lì. Non entro lì. Uga buga buga uga. Mi pare offensivo. Per tutti i viola là fuori io non c'entro niente. Chiedo perdono. Kindness is... giustamente invece il bianco dice la gentilezza è libertà. Ottimo. La fine è qua. Spavento. The toy cannot be directly commanded to breakable materials such as yellow glass. Ok, non mi interessa. Quindi non posso... Vai, sfonda! Mi ha detto che non posso, ma voglio provarci. Vediamo un po'. Non va. Stai lì, sta buono lì. Quindi devo fargli fare tutto il giro? Che rottura di coglioni. Allora, portiamo di qua. Sì, ma un po' più... Cioè, io in situazioni di emergenza, quando il mostro ci inseguirà, cosa dovrei fare? Che? Vai. Dove cazzo? Madonna mia. Ce la fai, credo in te. Ma che cazzo? Ma ci passi palesemente. Entra qua. Vai. No, non ce la fa, ragazzi, non ce la fa. Devo premere prima il pulsante sulla colonna? Ah, questo giallo? Devo trovare una scheda gialla. Ci sarà una scheda gialla da qualche parte. Questo che cazzo è stato? Via, sciò, sciò. Questa porta? Non si può aprire. Ok. Scheda gialla, scheda gialla, scheda gialla. Io non voglio entrare lì. Non posso passare. Ah, ma c'è un vetro qui. Ah, ragazzi, c'è un vetro. Non capivo cosa cazzo fosse. Non mi fate passare di qua, per favore. Allora, qui abbiamo una scheda viola. E qua una scheda arancione. Ok, test dei colori fatto. Voglio fare quello delle formine adesso. Il triangolo va nel quadrato. Il cerchio va nel quadrato. Andiamo, ragazzi. La stellina va nel quadrato. Io vado, nel quadrato. Mi sto cagando addosso. Che è? Cos'è? Cos'è? Che è? Cos'è? Cos'è? Dov'è il drone? La luce, per favore! Ma può rompere qua? Puoi rompere qui? Ma che cazzo di inutilità! Va, vola qua! Non ce la faccio. Dove sta andando? Ah! Fermi. È un'ombra, è solo la mia ombra. È la mia ombra? Che cazzo? È il dodo di merda! No, è qua! È davanti a me, l'ho toccato! No, mi serve una luce, io sennò qua non entro, ragazzi. Non ce la faccio, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, non ci riesco. Dove cazzo mi metto? Posso salire sulla sedia? Magari se salgo sulla sedia posso saltare. Ah, che cazzo è stato? Ok, ma si può saltare, si può saltare. Si può saltare, quindi aspetta, Aspetta, Dai, una testata. No. Pulsanti blu accendono la luce? C'è un pulsante blu? E dove cazzo l'avete visto il pulsante blu? Non riesco a passare, ma io neanche distinguo... Questo accende la luce. Ah. Che pirla, noi ce l'avevamo la scheda blu. Eh sì, era il dodo. Minchia. Minchia. Secondo me... Ball pit closed. Perfetto. Secondo me mi ricorda molto Dodò dell'albero azzurro. È molto uguale. Bellissimo. Mi piace qui, ragazzi. Oh sì. Non posso? Merda. Allora, con calma. Andiamo a dare una sniffata. Vediamo un attimino se... Find eggs to feed Opila bird. Devo dargli le uova?
agli occhi di uno che veramente non li chiude da un po'. Opila board is a little angry. Feed 6 eggs to get your prize. Non voglio darli. Devo trovare 6 uova? Torno subito. Cerchiamo 6 uova. Se gira la testa o si sposta. Se mi giro e non c'è più, è la fine. Allora, intanto qua abbiamo il drone e qui c'è un tasto. Quindi vediamo che succede se lo sparo di là. Entro oggi, eh. Olè, non funziona. Perfetto. Sta funzionando il gioco, mi dicono. La prima meccanica già non la sto capendo. Capite? Ah, un uovo. Uno. Bene. Me ne servono altri 5. E anche la matematica è fatta. Due. Non è che una qua da qualche parte nascosta, sicuramente. Qua dietro? Sento puzza di plastica solo a vederle queste cose, comunque. Quell'odore di plastica e ginocchia sbucciate, caratteristica. Qua c'è un uovo. Tre? Ma ho un inventario? Pare di no. Non posso. Forse schiaccio I? No. Schiaccio tab? No. Tre? Minchia, siamo a metà e già non ne trovo più altri. Non ne trovo più di uova. Ne do tre? Ce ne saranno altre in giro per altre stanze? Non c'ho voglia. La chiudiamo qui, ragazzi. Mi dispiace, ci vediamo domani alle 21:30. È stato un piacere. No, domani è sabato, allora lunedì. 4. Mi sentirete scaracchiare. Vicino al tronco? E l'ho già preso. Sopra dallo scivolo. Andiamo sullo scivolo, vediamo un po'. Ah, qui. Sì, è vero. Minchia che occhi. 5. E manca l'ultimo. Figa, ci perdo troppo tempo per sta minchiata. Dovrebbe essere più celere. Ma se io adesso gli mando un drone kamikaze in faccia, vediamo un po'. Madonna, che palle! I comandi che fa sono lentissimi, vai! Ah, non è andata come previsto. Vabbè, non importa. Dino nel castello, eh? Sulle altalene? Dove? Ma posso correre? Ah sì, c'è il tasto per correre. Sulle altalene? No, non c'è. Forse sopra, sotto, a fianco, di lato. Questo è il suono del mal di testa. Minchia. Minchia. Dov'è l'altro uovo? Qua c'è un altro? Ma se spengo la luce? Non posso. Merda. Vicino al dodo? Ma l'ho già preso. Era lì, ragazzi. Era lì. La pubblicità del KFC che parla di quanto sia buono il pollo. Top. Perfetto, ci siamo. Ah, ma qua c'è una nota. A friend day stickers. Non me ne frega un cazzo. Allora, aspetta, qua c'è un uovo, sicuramente. Abbiamo visto tutti, ragazzi, se lì ce n'erano due, qua, e questo angolo ce ne sarà un altro. Non so dove, ma ce ne sarà un altro, sicuro. Sopra gli alberi, forse. Pare di no, pare di no. Sugli alberi. Sto cercando, ragazzi. Forse dentro gli alberi? Inside the tree? Mi raccomando, ragazzi, dovete domare la lingua inglese con Babbel. Niente, spendete soldi. Avete fatto un corso online, almeno. Sotto la casetta ci vive la capretta. Non. No. Sotto la casetta no. Ci sono io sotto la casetta adesso. Non vedo un cazzo, ragazzi. Beh, manca un uovo, ragazzi. Manca un uovo. Dentro l'albero non c'è. Sullo scivolo? No. Aspetta. Aspetta, vedo qualcosa? No, no. Ragazzi, non c'è un uovo. Qui non c'è, non sarà in sta stanza. Andiamo in altre stanze. Magari l'ha deposto. Ma sarà da qualche altra parte, che cazzo vi devo dire? Magari qua da qualche parte. Ma è bello che le sedie mi spostano. Forse di qua, tra queste sedie. Mamma mia, la potenza.
Quanto mi sarebbe piaciuto ritornare al mio vecchio asilo e camminare così tra i tavoli. Dietro la barca rossa. Ma no, l'ho già preso. Era qua. Era qua? No, comunque dietro la barca rossa non c'è. C'era un uovo qua dentro. Mica, complimenti, splendente. In marmo. Il pulsante. Quale pulsante? No, non posso premere il pulsante, ragazzi. Nella scaletta vicino al dodo? Ah, dici? Qua? Niente. Ma posso salirci? Niente. Ma non è che ho un altro uovo? E ho contato male. Find eggs to feed the pila bird. Eh no. Ho sbagliato. Stai buono lì, eh? No, non posso. Destructive tool is needed to remove the planks. Ok, bisogna, ci serve un oggetto per distruggere le sbarre, le assi. Pilota il drone nell'interruttore rosso? Ragazzi, mi starò confondendo io, ma non vedo alcun interruttore rosso qua. Dove cazzo sarebbe l'interruttore rosso? Perdonatemi. Sopra l'albero. Allora, fermi, un comando alla volta. State cercando le uova o l'interruttore? Perché adesso l'attenzione si è spostata all'interruttore. È sotto lo scivolo. Grazie. Beh, non c'è. Sei un bugiardo. Qualcuno doveva dirtelo. Pulsante sullo scivolo? Come pulsante sullo scivolo? C'è un pulsante sullo scivolo? Ma quale? Ma dove? Ma dove? Vai su per lo scivolo. Sono sullo scivolo. Oddio, dove mi sto infilando? Quali lidi stiamo conquistando? È lì sotto. Ma com'è lì sotto? Aspetta, magari devo scendere di qua. E vaffanculo però! Ma che cazzo, ragazzi? Ma dove non date per scontato perché avete visto un gameplay su TikTok? Non so dove cazzo è la roba! Porca troia! E quindi? E adesso? E perciò? Ah, ma posso usare il tasto lì. Allora, mettiti qua, al centro della stanza. Ok, ok, ok. E kamikazzati contro il muro. Vai. Teniamo d'occhio il dodo, non mi fido. Sì, pare inanimato. Che cazzo? C'è un uovo. È sceso da lì, vero? Perché io lo vedevo lo stronzo che era dentro lo scivolo. Il dodo è ancora lì. E quindi? Ah, cos'è? Claim your rewards. Cos'è? Cos'è? È una scheda gialla. Perfetto, abbiamo la scheda gialla. Perfetto, abbiamo la scheda gialla. Che spavento, abbiamo la scheda gialla. Ottimo, ottimo, abbiamo la scheda gialla. Perfetto, andiamo là. Abbiamo la scheda gialla. Dov'è l'uscita? Dirmi l'uscita. Dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita? Non voglio girarmi, io non mi giro. Non mi giro. L'uscita è dietro di me. Per quale cazzo di motivo non riesco a passare? Ah! C'è il vetro, ok, con calma, di qua, di qua, di qua. Abbiamo la scheda già, abbiamo la scheda già, abbiamo la scheda già, perfetto. Dov'è? È ancora lì, non si muove. Non si muove. Non si muove, è ancora lì. È ancora lì, non si muove. Basta, ste cazzo di... Ok, quindi io mo che ho fatto di qua? Ah, perché adesso il vetro è diventato... Non sto capendo. Adesso posso premere questo vetro? Non posso premerlo io, devo usare per forza un drone, eh? Non sono dotato di pollici opponibili? Che cazzo succede? Guarda che roba! Allora. Non riesco a... Non può passare, perché c'è il vetro. E la scheda gialla che cazzo è servita? Dovrei poter rompere sto vetro, giusto? O no? No, non può farlo. Allora immagino che adesso possa passare, però. Se lo posiziono di qua... Entro oggi. Minchia. 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 E il dodo è fermo lì, ragazzi. Tranquilli. 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 Eccola là. A posto? No, mi dice di no. Ah. Insisti. Figa, ma...
Ma ragazzi, no, l'ho riposizionato di là. Allora, ma se lo premo qua va in automatico. Dimmi di sì, per favore. Ma proprio linea. Minchia, ma è difficile. Vabbè, però adesso dovrebbe essere più facile, teoricamente. Veloce, entro oggi. Ottimo. E si è aperta la porta di là. Il dodo è ancora lì. Tutto quanto nella norma. Il dodo è ancora lì. Martello e... Distraction at one. Oh no no. Che cosa mi ha spinto? Figa! Il cane di merda che abbaia là fuori. Cioè, cane di merda nel senso... composto da un polimero specifico. Allora, io ho un martello adesso, quindi posso rompere queste casse. C'è una manina qua sopra. Che carina. Non posso passare, non posso. Spavento. Space to jump. Ok, ok. Ok, però qua abbiamo quest'affare da premere. Cos'è che c'era scritto, ragazzi? Distraction 1, giusto? Sì? Ok. Emergency stop. Minchia, che ansia, dagli le spalle! Allora. Ehi. Buono. Si sta abbassando qualcosa. La funivia. Ci abbiamo lo ski pass. Ok. E mo? Sono in cima al mondo. Ottimo. Perfetto. Perfetto. Easy. Louder is the best medicine. Ah, ok. Ridere è la migliore medicina. Quindi... Oh. Quindi... Sorridi. Eccoci qua. Ottimo. Perfetto. E... Qual è il mio colore? E io che cazzo ne so? Già, ho sbagliato. È giusto? Ok. È giusto? Non lo so. Non lo so, non lo so. Che cosa ho combinato? Cos'è sta roba? Ah, devo saltare sulla piattaforma. Va bene. Che c'è scritto qui? I alone, I want to play with the hole. Beh, perfetto, voglio giocare col tuo col buco. Well bored, everyone let me. Everyone have party without me. This is made to see me. I'm scared because all is loud and my friends scare in the bad birds. Ok, lì c'è l'altra chiave, la chiave gialla. Io non so che cazzo stia combinando. Se ripremo il tasto di qua, immagino faccia ripartire di nuovo tutto quanto, non è vero? Giusto, sì. Aspettami. Niente, è andato. È andato. I colori dei mostri. Premo tutti i tasti, ragazzi, nel dubbio. Ma se li ripremo di nuovo succede qualcosa? Calmi, ok. E non mi ricordo i colori dei... Allora, questo era giallo. No, marrone. Ah! Fermi. È così? È arancione? Non mi ricordo. Questo qua era... Che colore era? Viola? Lui era viola. Era giusto, lui era giusto. Quindi questa era viola. Non ce la farò mai, ok. Questa era bianco. Veloce. Questo era rosso, se non erro. Giusto? Il dodo è rosa, giusto, 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 giusto. Bravi, bravi, bravi. E questo che cazzo? Così sarà verde, probabilmente. Il dodo è rosa, ho sbagliato. Ottimo, rifacciamo il giro. Abbiamo tutto il tempo del mondo, tranquilli. Entro oggi. Ok, ci siamo. Il rosa è quello qui. Questo che colore era, ragazzi? Il viola è blu? No, non mi confondete. Il grosso è verde. Buono. Questo era verde. E questo? Immagino che io cliccherò a cazzo. Ho vinto. Abbiamo la scheda gialla ed è ripartito tutto. Perché? Ah! No! No!
No. 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 Ehi. Hey. No. Ah! Aspetta. Ma ammazzo, eh. Fai. Non mi ha preso vivo. Non mi interessa. No. No. Non mi interessa, ragazzi. Cos'è? C'è scritto R? Premi P per rincarnarti. E tu rincarnarti. Beh, incredibile. Oh, madonna. Ma come faccio? Non faccio in tempo. Aspetta. Non posso passare, tra l'altro. Sera. Ma avete visto che ha incrociato gli occhi? Ma è incredibile. Volevo U. Ru. Ma cos'è? Ma cos'è quella U? Ma cosa sono ste lettere? Non è che mi parte il game over dopo? Nella parola game over c'è la lettera U. Game over, sì. Usa il drone coi pulsanti? Quale? Quello. Ed è come cazzo faccio, ragazzi? Madonna. Non posso, ragazzi. Non posso. È la fine. Non riesco. Non so quale. Va bene. Ah, mi urla nell'orecchio. Questo. Salta sul drone. Sono in grado? Cazzo, però è vero. Potrebbe essere un'idea. Tasto diventa rosso quando arriva? Ma veramente? Allora. Aspetta che si crei una piattaforma. Ma come? Buonasera. Allora, vediamo un attimo, eh. Non guardiamo il dodo perché tanto... Lancia il drone addosso al dodo. Non credo gliene freghi un cazzo. Entrongi! Ah, ma si ferma! È carino. No! No, aspetta! I. Sto perdendo monete, mi sa che dobbiamo ricominciare da capo. Sono l'unico che sta perdendo in questo gioco, io me lo sento. Vabbè, non è così spaventoso come immaginavo, quindi si può fare. Allora, sì, il tasto diventa rosso... Dove cazzo è finito il drone? Il tasto diventa rosso quando lui passa di qua, ottimo. Il problema è capire che cazzo succede quando premo quel tasto. Non l'ho mica capito, ragazzi. Che lui forse cade giù? Possibile? Boh. Veloce. Ah, è qua la Oddio! Madonna! Vaffaculo! Ah! Ma che? Ma non vale! Ma non va! Devo premere il tasto. No, aspetta! Ah! Ma non fu... No, ragazzi! S. Devi premere il tasto arancione dopo. Sì, ci ho pensato adesso, ragazzi. Ce la faccio. Mai gioco fu più difficile, comunque. Altro che Elden Ring. Cos'è che è venuto fuori adesso scritto? Ruiz? Boh. Prossima volta che mi rompono i coglioni alle poste mi giro e li guardo con quella faccia. Ora! Veloce! Ma cadere, imbecille!
Che lettera uscita che non ho visto? Rotistat? Che vuol dire? È successo, ragazzi. Dai su, ma non sei capace, ma impegnati, solite robe, solite robe. Vedete, con questo gioco si rivive quella che è l'esperienza materna, della scuola materna, non c'è un cazzo da fare. Si ritorna bambini, bambini che sono crudeli, sinceri ma cattivi, e voi siete un po', ecco, così. Non riuscite a dire proprio bugie. Rutl? Rutisti, eh? Adesso il drone mi si incastra addosso. È impossibile. Possibile. Emma? È uscita la faccina triste, quindi? Ma possibile che io non riesca a fare sto cazzo di livello ed è il primo? Quando, da quanto tempo stiamo giocando? 50 minuti, ragazzi, 50 minuti! Vola proprio il tempo quando ci si diverte. No, 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 basta, jumpscare. Parlo la sua lingua adesso. Incredibile, ormai conosco anche le tempistiche. Veloce, veloce, fermo lì. Sembra Wutan. Via. Ma porca! C'è anche per console, assolutamente. Ragazzi, è infattibile, perché ora che aspetto che si alzi quella cazzo di sbarra che mi permetta di passare, in quel preciso istante quello mi morde il culo, va bene? Quindi devo saltare prima, ma non posso saltare prima perché se salto prima cado giù. Fai partire prima, un pelo prima il drone, ma non cambia un cazzo perché è l'esatto secondo in cui lui arriva su questa piattaforma che posso premere il tasto, quindi non cambia niente, ragazzi. In realtà il tempo è sempre quello, se adesso io lo faccio partire il drone, guardate, state a vedere, amici di Striscia. Visto? Ho fallito miseramente. Premi il tasto! Ma è già dietro di me? Oh madonna! Fermo! Fermo lì! Ma come aspetta che il percorso si completi? Ma mi sta... Ma ce l'ho attaccato al culo! Che devo aspettare? Dici che se lo guardi si ferma? È timido. Via. Troppo lento io? E troppo veloce lui invece. Oh minchia. Ho sbagliato tutto. Allora fermo. Buono. Così. Buono. Bravo. Scusa. ragazzi. Non vi capita mai, ragazzi, saltare la fermata dell'autobus? È simile, situazione simile, questo salto nel vuoto. L'ultimo gradino, quando vi ricordate che i gradini ce n'erano 10, però in realtà no, ce ne sono dispari, e fai quel... È la stessa sensazione. Adesso! Questo suono me lo ricorderò. E niente però, niente però. Premi il tasto, mi sta mettendo un'ansia. Ok, adesso come devo fare? Mi avete detto aspetta che si crei la piattaforma. Aspettiamo che si crei la piattaforma. Shift to sprint. Mannaggia, la madonna.
Ma un salmone che risale la corrente, ma che cazzo di... Vi giuro che ho schiacciato il tasto WASD! Tutti insieme, ovviamente. Ma com'è possibile? Ma ha fatto un salto incredibile! Ma ragazzi, ho girato e ho fatto un salto tutto da solo! Sì, quando si ferma devo correre, ho capito, ho capito. Più difficile fare quello che hai fatto te che sopravvivere, ci vuole talento. Quelle erano tutte le lettere. Sì, ma non so che lettere... cosa compongono quelle lettere. Allora. E non so se questo aspetta o meno. Beh, quando dice corri, corro, va bene? Tipo adesso. Ok, ok, ok. Mi sto cagando addosso. Ho paura. Che brutta scena, ma è morto? Oh minchia. Ma questo risale però. Ma è morto? Sti cazzi. Vabbè, l'ultimo della sua specie, il dodo, è così che si è estinto, ragazzi. Questa è una storia. Ve l'ho detto che è tratto da una storia vera. Boh, quindi abbiamo premuto tutto, abbiamo ottenuto quale chiave, non mi ricordo più. Forse quella viola? Che cazzo è successo? Questa qua. Esatto, quell'arancione. Permesso. Buono, abbiamo un monitor con un tasto. E... Aha! Io voglio tenere d'occhio quel corridoio perché non mi fido. Questo tasto adesso lo possiamo premere, immagino, giusto? È vero? Sì, perché è diventato... ha del colore, quindi immagino che ora si possa premere. Entro oggi, eh? Olè. E? Quindi... Aspetta che qua c'è scritto roba. Utman Adam, Montreal, Madrid. Ok, abbiamo un... Potete, ragazzi, scannerizzare quel QR code e capire dove cazzo cosa succede? Presenta check-in. Perché abbiamo un biglietto di un aereo? Boom. Quindi... Mi ha dato un biglietto. Non è che mi ha dato un biglietto, ho rubato un biglietto, è diverso. Quel tasto l'abbiamo già premuto? Ma l'uccello è ancora tra noi? Al cinema. Da qua siamo arrivati. Questo tasto, sì, lo potevo premere. Esatto, no, qua abbiamo fatto tutto, quindi dobbiamo tornare di qua, ragazzi. Il tasto dove c'era la porta? C'era un tasto nuovo? Non l'ho visto, ragazzi, vedo soltanto questo. Tasto nuovo non ne vedo. C'è un altro tasto nella stanza, qua? Where? Aspetta, c'è questo, c'è quello... Aspetta, questo! Oh minchia! Oh no! Però... E che faccio? E che fa? E quindi? Ma ritorna su? Bene, dobbiamo scendere giù di là? Ottimo. Opla. Sembrava la lampada della Pixar per un attimo. Minchia però, che brutta idea. Che brutta idea, che brutta pessima idea. Ah. Ah, quindi il mondo da sotto è fatto così. Ok. No, no, no. Vabbè, meno male che non ci sono le pareti. Ti dà quel senso. Ti toglie quel senso di claustrofobia. Per l'amor del cielo. Ah. Che vuoi? No, 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 no. Belli.
Ok. E che devo fare? Niente, morire. Un fantastico sorriso salutava sempre. Sono vivo? Cos'è, un esame oculistico? Cioè, ma è finito? Ma non doveva durare un'ora? Che cazzo è successo? Ho schiacciato un tasto e si è rotto tutto. Ma che horror night è? 20 minuti è durato, che ore sono? 22:20. Ma no. Aspettate, eh. Ma è finito. Ma dammi qualcosa. Ma scusa, ma dammi un senso, dammi una storia. Cioè, beh, quindi c'è un biglietto dell'aereo per Madrid. Quindi questo è il viaggio che si fa per andare a Madrid. Funziona così? Prendi il 2. Il 2 non è uscito. Non è ancora uscito, ragazzi. Vediamo un attimo, però, perché magari mi sto sbagliando io. Andai, intanto usciamo dal gioco. Calmi e buoni. Adesso controlliamo insieme se è uscito il 2. Allora, Garden of Banban 2. Allora, questo... No. Allora, qui come potete vedere abbiamo la schermata di Steam. Aggiungi alla lista desideri 2023, l'uscita. Questo è il... Tra l'altro con quale grafica assurda. Bene, buono. E possiamo vedere il trailer? Ah, l'elevatore è caduto sopra il mostro. Sì, ma... tragedia slava. Ma cos'è sta roba? Violino potentissimo. Sì, beh, bello comunque, mi è piaciuto questo Stradivari nelle orecchie. Non ho preparato altro per stasera, ragazzi. Non pensavo durasse 5 minuti. Perdonatemi. Io ho anche perso. Durava anche meno. È incredibile. Questo è quello che... Fermi, cos'è che ha scritto? Questo era quello che c'era scritto che scannerizzi il QR code con il biglietto. Sei arrivato al Jumbo Josh Lounge. È qui che Jumbo Josh e i suoi fratelli si riposano. Eh? Sono in genere trasformati in poltiglia, ma sembra che tu abbia fatto molti sforzi per raggiungere questo posto. Con la presente puoi rimanere quando vuoi. Mettiti la musica rilassante e mangi una torta e fatti degli amici. Ma veramente? Incredibile. Durava 20 minuti, anche di meno. Scarica l'altro, Engula. Non si può! Non è uscito! Non è uscito! Non è uscito! Non è uscito! Porca trota. Posso crearlo, sì. Sputo e creta. Olio di gomito. Possiamo però giocare a First to Phantom capitolo 2. È l'unica roba. Ma devo scaricarlo. Devo spendere ben 2 euro. Fermi. Dovete darmi il tempo di scaricarlo, ragazzi. Dobbiamo parlare giusto quei 5 minuti che lo scarica e via. L'ho appena acquistato. Due horror night insieme. Andrea, dunque, se puoi cambiare il titolo della live in First to Phantom, mi fai un favore. Installa contenuto. 5 minuti, dai, dovete aspettare. Potete aspettare 5 minuti 37 che lo sto scaricando? Non l'ho acquistato, ragazzi. Non l'avevo ancora acquistato. Cioè, non pensavo durasse così poco sto Horror Night. First to Phantom, sì, ci siamo. La capitolo 2, che forse ci racconta la storia della tizia che abbiamo visto nel 3. Potrebbe essere.
Non possono fare giochi da 20 minuti. E dillo a Poppy Playtime, che è stato il titolo più corto che abbia mai giocato, tipo un quarto d'ora. Ma anche più intenso, devo ammetterlo. Ma l'horror del tizio che ti...